Borrozzino Moto, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. Baccaro Elettroimpianti, accendi la tua luce. Prima, via Orazio 73, Napoli. Grande successo per la seconda prova del trofeo interregionale Enduro, che vede coinvolti i piloti della Campania, Calabria e Puglia. 95 riders presenti a Senerchia, paesino immerso tra i magnifici scenari al confine tra la provincia di Avellino e quella di Salerno. Un'organizzazione perfetta, quella del Motoclub di Guida, coordinato dal presidente Antonio Di Guida e da Onelio Salsano. Gli organizzatori hanno voluto mettere a dura prova i nervi e le capacità dei piloti, con passaggi in mezzo a tratti naturali dove ci sarebbero volute moto da trial. Quelli tosti vanno avanti. Due invece i fettucciati, uno veloce ma tecnico, che ha evidenziato le capacità di guida atletiche dei piloti, l'altro lunghissimo e pieno di insidie naturali e artificiali. Letti di torrenti, fango ed enormi tronchi d'albero hanno fatto da ostacolo ai piloti che lottavano contro il tempo. Voluto dagli organizzatori, questa prova, denominata estrema, è stata ben accetta soprattutto dai piloti impegnati nelle competizioni nazionali. A spuntarla tra tutti è uno dei migliori piloti del Sud, Tommaso Gonzales, nella classe E2A, che completa i 6 giri in 15 minuti, 53 secondi e 47 decimi, staccando Ivan Di Bello e Nicola Della Rossa di ben 43 secondi. Sinceramente è la prima volta che ho fatto un'estrema e mi è piaciuto. Ho visto i tempi, sei riuscito a migliorare tantissimo tra i primi e gli altri passaggi. Ovviamente il primo passaggio è sempre quello un po' più, però da lì in poi ho visto che hai rimato 4-5 secondi, insomma. Sì, sì, vabbè, poi man mano prendi confidenza col tracciato, cerchi di scendere sempre. In che cosa è previsto per la tua stagione? Il campionato italiano senior e qualche prova quest'anno di Assoluti Italia. Nella E3A, miglior tempo per Donato Piscitiello, che per 19 secondi fa meglio di Fernando Puce e Vincenzo Leggero. Gran gara, tracciato diverso, e cosa ti è sembrato di questa giornata? No, una bella gara, diciamo. Una bella gara. Tu, la tua stagione, ti vedi impegnato in che cosa quest'anno? Nella E3, sì. Faccio il camminato regionale solo. Basta, niente. Complimenti ancora. Grazie. 21 invece i secondi che dividono nella E1A Vito Cardone da Amedeo Piscitiello e Andrea Dell'Orto. Io faccio il campionato italiano sia senior che assoluti, quindi sono abituato a questo tipo di gare e infatti è stato dove mi sono espresso meglio. L'enduro sta diventando sempre più estremo. Vediamo il mondiale, vediamo l'italiano assoluti, l'italiano senior, e credo che da questa gara anche molte regioni prenderanno spunto. Nella E1T Giuseppe Corrado distacca Ernesto Carmando di 30 secondi, chiude il podio Martino Chiarelli. Difficile gara quest'oggi? Sì, è abbastanza difficile, il percorso era abbastanza duro e niente, sono contento di aver fatto questo primo podio. Sei pugliese? Sì, pugliese, leccese, provincia di Lecce. A moto? KTM 125. Bene, auguri ai bocca al lupo. Grazie, crepa al lupo. Gaetano Fortunato vince nella E2T. Precedendo per 10 secondi Gabriele Sozzo, seguito da Carmine Di Guida. Classe T2, grande vittoria per Gaetano Fortunato, che si porta a casa. Ah, la gomma non te l'hanno data? No, mi hanno dato l'ombrello perché sta venendo a piovere. Senti la gara? Tecnica, molto tecnica. Sì, è stata bella, ben fatta. A me è piaciuto molto l'estremo, perché l'estremo mai corso sui tronchi ed era bello. Complimenti allora. Bella gara, grazie. Nella E3T, Franco Cesaro del Motoclub Di Guida ha la meglio per 15 secondi su Roberto Brancaccio e Paolo Caso. È stata abbastanza dura. La novità dell'estrema? I tronchi, le pietre, la difficoltà per passare tutti questi ostacoli. Complimenti comunque. Grazie, vi ringrazio. Chiudono i mini 50 con la vittoria di Alessandro Grosso su Stefano Di Guida e Carmine Sarro. È stato bello, c'è stato il primo strappetto qui come a scendere, come mulattiera,
E niente, è stato bello finire la gara principalmente. E è uscita anche una bella classifica, è uscito un primo classificato e quindi sono più che soddisfatto. Per Giancarlo Donadio quest'oggi non è andata benissimo, però avete portato comunque a casa la coppa del motoclub. Sei rammaricato? No, assolutamente, perché questa era la terza volta che usavo questa moto, quindi anzi devo dire che per come erano le speciali io sono contentissimo. Perché diciamo, che moto è quella? Beta. Una moto beta ed è andata, secondo me è andata bene, ci sono ampi margini di miglioramento. Per le squadre stamattina avevo un po' di dubbi a chi iscrivere, però è stata una cosa proprio buttata alla fine, ho detto vabbè, ora la facciamo, vediamo che succede, è andata bene. Ti faccio i complimenti e aspetto di vederti ancora in palla perché tu sei tra i riferimenti assoluti delle dure in Campania. Grazie. Alla prossima. Ciao. Con il sindaco di Senerchia, Adriano Mazzone, salve sindaco. Senerchia. Buonasera. Apre anche quest'anno le porte a questa bellissima gara, molto più tecnica dell'anno scorso, lo sa? È stato più cattiva. No, molto più tecnica. Ah, avevo capito, più cattiva. Dico, la cattiveria ci vuole quando è che si corre con questa, quando le gare sono di questa specie, però non pensavo. Sa perché le dico questo? Perché siccome gli scenari qui sono bellissimi, gli organizzatori si sono molto divertiti a creare tanti ostacoli e quindi ecco che la gara è diventata molto tecnica. Mi fa piacere perché noi siamo degli ambientalisti di base, come amministrazione, come sindaco sono un ambientalista puro e quindi di conseguenza sentire che lo spettacolo offerto dalla nostra natura è molto bello, mi fa immensamente piacere. Manifestazione riuscitissima e anche molto intelligente la scelta di unire i piloti delle tre regioni. Sì, è stata veramente una bella cosa perché anche per portare un poco di impegno a tutti i piloti perché hanno più voglia per partecipare a queste gare perché si era diminuito un attimino la partecipazione, invece così avendo più piloti la gara è ancora più bella e ci si diverte anche di più i piloti. Ti faccio l'ultima domanda e ti metto anche la pulce nell'orecchio. Vedremo qualcosa sulla sabbia? Ma sicuramente, tempo permettendo, come finisce la stagione balneare, tra fine settembre e inizio ottobre spero di poter fare una cosa del genere. Quindi Salerno al centro delle attività enduristiche off-road del sud, no? Sì. Allora, grazie ad Antonio, bocca al lupo, a presto. Grazie anche a Starbike per la loro partecipazione. Prima